10 di febbraio è il giorno del ricordo dei massacri delle foibe. Il Comitato di South Wales vuole unirsi alle associazioni Julian Dalmate per ricordare ed onorare le vittime di una strage insensata che ancora una volta ci ricorda che la violenza non ha colore politico, la violenza è sempre fine a se stessi. Si usciva da un periodo di inumana crudeltà e subito si iniziava un altro. Il dolore, le privazioni, la guerra non avevano insegnato nulla. L'esodo giuliano-dalmata di molte famiglie provenienti dal confine orientale alla fine della guerra è una delle pagine più tristi dell'Italia contemporanea. E in occasione quest'anno il Comites ha voluto offrire qualche momento di condivisione attraverso delle testimonianze di persone che hanno vissuto quegli anni, proprio a ricordo di un periodo della nostra Italia di cui si parla molto poco. La Repubblica Italiana, infatti dal 2004, riconosce il giorno del ricordo come un giorno nazionale, proprio a memoria delle migliaia di italiani che hanno dovuto lasciare le loro terre, tutto ciò che avevano, facendo una scelta, compiendo la scelta proprio di lasciare l'Istria, la Dalmazia, Fiume e le terre al di là dell'Adriatico. In questo periodo di Covid purtroppo non siamo in grado di poterci incontrare, quindi vogliamo offrire alla comunità l'opportunità di ricordare quegli eventi attraverso questo filmato, così come ha accennato il Presidente Aloisi nel discorso di introduzione, di una guerra insensata, ecco, degli avvenimenti che anche a guerra finita hanno colpito proprio nel profondo le famiglie di tanti emigrati che oltre a tornare in Italia e trovare l'Italia, quindi essere emigrati due volte, hanno anche scelto di trasferirsi in Australia. Sentiremo alcune brevi testimonianze durante questo video e ripercorreremo insieme quei momenti tragici che hanno fatto la storia di una parte della nostra italianità. Quindi anche a nome della Commissione Cultura e Istruzione, che ho il piacere di dirigere presso il Comites in South Wales, auguro a tutta la comunità italiana un buon giorno del ricordo, tenendo viva quella memoria condivisa che deve essere tramandata e ricordata sia dagli esuli che dalla comunità di oggi, quella di ieri e quella di domani. Quindi grazie ancora e buon 10 febbraio. Nato in Istria nel 1939, era sotto l'Italia e tutte le cose andavano al modo nostro. Poi è cambiato quando hanno perso quel pezzo di terra, l'Italia l'ha persa perché ha perso la guerra e noi siamo rimasti, erano le scuole, si parlava l'italiano, a scuola erano le scuole italiane, tutto era come prima. Però piano piano ha cominciato a cambiare le cose. Eravamo sotto il comunismo e noi siamo stati, come si dice, siamo stati obbligati a fare come volevano loro.
Trst je naš, Trieste nostra, cantano i partigiani jugoslavi entrando trionfanti in città il 1 maggio 1945. Sui fronti europei finalmente cessano i combattimenti, ma nella Venezia Giulia il peggio sta per cominciare. Tito è riuscito a precedere gli alleati per metterli di fronte al fatto compiuto e ha assunto il pieno controllo militare della città. Cominciano i terribili 40 giorni di occupazione jugoslava. La repressione colpisce fascisti e collaborazionisti, ma non solo. Anche chi con la dittatura non ha avuto niente a che fare. E piano piano, chi non lo faceva, spariva. Lo buttavano in foiba o tanti hanno perso la vita perché andavano in Italia, scappavano. Allora, dopo 8-9 anni, hanno detto ci avete un anno di tempo. Come vi sentite? O siete jugoslavi, venite come noi, o ve ne andate? Io sono nato in Istria, 1933. Parlerò per Istria. Comunque, la scuola, i primi a 6 anni facevo la scuola, prima classe, seconda, terza. Dopo è venuta la guerra e ha chiuso la scuola, che sarà ospedale. E quando è finita la guerra, purtroppo siamo andati alla scuola serale, ma non era troppo. Perché la prima scuola l'ho fatto in italiano, e dopo la guerra era in croato, in slava, perché sono c'era sempre delle voci in giro, non si poteva parlare, si doveva stare attenti a cosa si dice, non c'era troppa fiducia a nessuno, non poteva confidarsi. E 14 anni e mezzo volevo andare a studi, che c'era la possibilità di andare a studiare, i genitori mi hanno detto che dovevo lavorare in campagna, tutte queste cose qui. E bambini eravamo, perché 14 anni e mezzo, io e un altro amico che andavamo a scuola assieme, ai tempi abbiamo deciso di andare a piedi a Trieste. Anche stimati antifascisti, perfino uomini della resistenza, in realtà si vuole fare piazza pulita di tutto ciò che è italiano. I primi a essere prelevati sono i finanzieri e i carabinieri, con loro sparisce l'ultima presenza dello Stato italiano in città. Si tortura e si uccide senza pietà, un regolamento di conti dove l'odio etnico si mescola a vendette recenti e antiche rivalità, rivincite personali e lotta di classe contro i nemici del popolo. Anche a Trieste l'infoibamento diventa il metodo più diffuso per sbarazzarsi dei cadaveri. Le foibe sono infatti voragini naturali, caratteristiche dei terreni carsici. Sotto l'apertura, larga pochi metri e spesso nascosta dalla vegetazione, si spalanca un abisso che può raggiungere i 300 metri di profondità. Un mondo obliquo, oscuro, spaventoso. A migliaia vengono gettati in queste voragini dai partigiani comunisti. La tecnica è quella già largamente utilizzata in Istria all'indomani dell'8 settembre. Prigionieri, legati fra di loro, vengono incolonnati sull'orlo del baratro e basta sparare una raffica sui primi per trascinare anche gli altri. La catena di vittime, sbattendo da una roccia all'altra, si schianta sul fondo dove i vivi agonizzano accanto ai morti. Quanti? Almeno 5.000, secondo le stime più attendibili, a cui si devono aggiungere altrettanti morti nei campi di concentramento della Slovenia e della Croazia. Ma si tratta di cifre approssimate per difetto. Il 12 giugno del 45 gli alleati convincono Tito a lasciare la città. Finisce, almeno a Trieste, l'incubo delle esecuzioni sommarie, delle deportazioni, delle foibe. Dopo 2 giorni di cammino siamo arrivati a Trieste, dopo lì ho trovato un lavoro, in cucina dove si faceva sparger, fonderie per le porte, fonderie per le chiavi. Facciamo ringhiere, letti metallici. Dopo da lì ho fatto 2 anni e dopo una mattina mi sono alzato, a Trieste c'era, si accetta l'immigrazione in massa per l'Australia. Per andare a lavorare sono andato all'ufficio, ero il primo a Trieste.
quando non era ancora aperto, è venuto un impiegato e mi dice: cosa fai qui giovanotti? Dico: sai, dico, io voglio andare in mostra. Oh, congratulazioni, sei il primo triste. Delle testimonianze degli eventi di Pola nel 1947 ne dà traccia Monsignor Antonio Sandin, arcivescovo di Pola. Prima che Pola fosse completamente evacuata dai polesani e consegnata agli jugoslavi, a tenore del tratto di pace, volli per l'ultima volta visitare la città. Era la fine del carnevale. Col piroscafo raggiunsi Pola. Era una giornata fredda, flagellata dal vento e con il cielo coperto. E solo. Lentamente passai per vie e piazze, visitando tutta la città. Fasciato di tristezza, guardavo quelle case in gran parte vuote, quella città che sentivo profondamente mia, che conoscevo come cosa cara e che era stata il teatro della mia intensa attività di 15 anni. Con il pianto nel cuore, lentamente, rividi il volto di Pola. Per le vie passavano con carretti e pacchi sulle spalle le ultime famiglie che stavano lasciando la città e andavano verso l'ignoto. Al Duomo, alle chiese, al Foro, a Porta Aurea e alla nostra arena, ma anche al rione delle baracche, con la Madonna del Mare diedi l'ultimo saluto. Alle rive era attraccata la Toscana che raccoglieva i naufraghi di questo spaventoso furtunale che devastava una grande città. Nessuno parlava. Camminavano, salivano, discendevano tutta una popolazione che lasciava la propria città, case, chiese, campagne, cimitero, marine, tutto quello che era stato vita, lavoro, gioia, speranza e partiva. Nessuno si domandava dove sarebbe finito, tutto il mondo lì li ha visti passare. Questa città vuota era un urlo di protesta contro l'ingiustizia, di disperazione. Nessuno si